Waheku, ben ritrovati dal vostro AndreNicron in questo nuovo video di Nazma Eleven 3 Lampo Folgorante. Prima di iniziare la partita di oggi volevo dire che volevo in realtà oggi fare, o meglio iniziare a portare le parti inedite che ci sono in l'attacco degli ogre, però preferisco portare tutte le partite, portare altri 3 extra e poi dopo fare le parti inedite che ci sono in The Ogre e magari anche qualche partita. Poi non so, io 3 parti extra dopo le partite qui le voglio portare, sicuro. Se ne farò altre poi non lo so, però ad ogni modo, dopo le partite e 3 parti extra inizierò le parti inedite degli ogre. Intanto i video si alternano fino a quando non è settembre, un giorno in Azuma Eleven Go Chronostone, un giorno in Azuma Eleven 3. Quindi ora iniziamo e benvenuti in Azuma Japan. Eseguire procedura super torneo? Certo, oggi c'è la Chaos Rediviva. Siamo al primo piano della Torre del Condor, quindi insomma appena entrate la trovate lì davanti. Quindi non dovete neanche fare tanta strada. Niente allora, cominciamo. Contro la Chaos, ma probabilmente essendo Rediviva è più forte. Molto più forte. La mia formazione oramai la conoscete. Vediamo un po'. Oh, ah però, aspetta, ma dove sono i giocatori più importanti? Questi sono quelli che meno conosciamo. E che succede? Non sono forti, prima cosa, e secondo non sono neanche giocatori conosciuti. Sì, hanno delle belle tecniche, ma il capitano lei perché? Brenda Firequest, Flamewood, Ashford, Aston, vabbè sì, insomma... I giocatori meno conosciuti e panchinari soprattutto. A parte non credo abbiano panchinari nella Chaos. Vediamo, vediamo cosa sanno fare. Solo la partita ci potrà dire la verità. Ok. Insomma, iniziamo abbastanza velocemente con uno scambio di passaggi. E subito in porta con Aurora. Sperando che vada a segno. Eccola qua. Giulio Acuto anche, insomma, ci starebbe bene nell'Aurora. Blocco glaciale che non dovrebbe bloccare minimamente la palla. Ok. Quello è il portiere principale, mi sembra, della... Sì! Della... Sapete che non mi ricordo come si chiama la squadra di Gazelle? Però è della squadra di Gazelle, comunque. Non so perché, ma i nomi delle squadre di Burn e Gazelle non me li ricordo. Mi ricordo Gaia, la squadra, ma non mi ricordo... Non mi ricordo l'altra. Vabbè, giro di valzer. Ma se il giro di valzer lo facesse un ragazzo andrebbe a segno lo stesso? Lo può imparare un giocatore maschio a giro di valzer? Non credo. Ok, con Torres, fiamme irregolari. Sì, mi piace Torres perché ha muro d'acciaio, però... Fiamme irregolari è una bella tecnica. Ok, aspetta. Ok, grande, ok. No, già tecniche speciali, Chaos. Esci, vediamo cosa fanno. Tempo accelerato, luce sacra. Ah, però. Velocini, eh. Scudo planetario, bella questa. Un pianeta che ti spiaccica al suolo, vai. Devi morire male praticamente. Balena difensiva contro dribbling rovente. Vince balena difensiva. Comunque sia, ho sia Jack che Thor, quindi uno dei due la fa. Sono giocatori grandi. Wow, era fuori gioco, non ci ho fatto caso. Non me ne ero accorto. Scivolata di fuoco a segno per noi. Giulio Acuto. Bello come giocatore. È più completo di Jude Sharp. Anche se Jude Sharp comunque sia ha il suo perché. Proviamo palla con flash fotonico, sperando di non fare fallo. Ok. Grande. Passiamo la... E poi di nuovo giù. No. Ok, ci siamo. Ok, allora va bene. Pensavo stesse più avanti. E va bene così.
perfetto. No, dico, pensavo stesse più avanti Xavier, quindi quando l'ho passato ho detto, ecco, ho fatto una cavolata, non volevo passarla. Però a quanto pare non era troppo avanti e quindi ok. Tiro bloccato da chi che non c'era minimamente vicino? Sia chiaro, anche a me lo fa il gioco, che mi blocca, posso bloccare la palla anche quando non sono dentro la fascia rossa. Però è sbagliato. È sbagliatissimo. Va bene, cambiamo giocatore. Giulio ha finito i punti, rimettiamo Kevin. Però Kevin mettiamolo qui, che serve a bloccare la palla o a scavalcare qualche giocatore per poi passare la palla a chi è degno di andare in porta. Non che Kevin non sia degno, però preferisco portare altri davanti alla porta. Anche con Kevin ho segnato, ha fatto il suo dovere, per carità. Però preferisco usarlo così. È più utile in questa maniera. Oh, buono, buono. Axel è tua, va bene anche dalla distanza, fiammata tripla. Avrei usato tormenta di fuoco se ero più vicino alla porta, però l'imperativo qua è segnare, segnare, segnare. Vabbè, mo attivi il furore. È inutile tanto. È inutile. Goal! Forza, continuiamo così. Però mi dispiace per lui, forse è un namecciano perché ha la pelle verde. Vai, siamo già 3-0 verso la fine del primo tempo. Non penso di segnarne un altro, ma cerchiamo di non farli avvicinare troppo alla porta. Ehi, ehi, cosa ho appena detto? Vai, spazzala avanti. Ehi, spazzala. Facciamo finire il tempo così, dai. Stiamo andando alla grande, ragazzi. Non montatevi la testa. Non ti preoccupare, tesorino, non ci montiamo affatto la testa. Bene, ho ricaricato due giocatori con due barrette, quindi siamo ancora abbastanza potenti, siamo ancora carichi. Posso usare un altro oggetto, però vediamo su chi usarlo prima, non facciamoci la testa prima di rompercela o prima di lavarcela, quindi vediamo un po' se riusciamo a bloccare. Niente, oh. Chi è sto tizio? Vabbè, il prossimo che incontra però se la prende in quel posto perché... Ah, attenzione, attenzione. Jack, grande Jack. Opla! Axel è tua e subito in porta. Con fiammata tripla da distanzissima. Vai. Anche provano a bloccarci il tiro, ce lo indeboliscono. Niente, perfetto così. Dicevo, ce lo indeboliscono solo, quindi arrivava in porta bella potente, credo, Sì! Ok, a questo punto cosa bisogna fare? Bisogna spostare Axel di una posizione. Dato che Xavier è carico, io direi di mettere lui qui. Così. Così va bene. Allora, non rubiamo palla con... Cioè, non rubiamo palla, non usiamo tecniche speciali con Xavier, lo voglio carico, lo voglio. Eccolo, perfetto. E ora, grande fuoco. Fammi vedere cosa sai fare. Livello 3, non vedo l'ora che si potenzia al livello 4. E sprigioni tutto il suo potere. Perfetto, e questo è il quinto gol di questa partita. Quindi, signori, continuiamo a fare pressing. Il punteggio super è già assicurato. Nella torre del Condor dovrebbero esserci altre due partite, non tre. Una contro la... Com'è che si chiamava la squadra degli angeli? Vabbè, contro la squadra degli angeli è un'altra che non ho idea. Mentre nella linea di sotto mi sa che è una squadra di quelle che si prendono con le password. Quindi appena faccio lo speciale sulle password, sfiderò anche quella squadra.
Quindi già uno speciale ve l'ho spoilerato, ma tanto è uno spoiler minore, non ha importanza. Comunque sia, era intuibile. L'avevo mezzo accennato, però a metà. Ed eccolo qua, pinguino imperatore numero 1. Speriamo si potenzi. Ok. Nella partita che ho fatto la scorsa, diciamo quella contro la Dark Emperors, l'ho dovuta rifare poi. E poi alla fine video avete visto anche comunque sia che ha fatto 8-0. E nella partita ho potenziato scia tripla di Austin, non mi veniva il nome. Va bene, prendiamo palla con lui. Ma se facessimo una tattica speciale? Facciamo... Percorso del re. Con Kevin ho pochi punti, mi sa, però se lo ricarico potrei portare lui in porta. E quindi segnare? Proviamo con lui? Potrebbe arrivare in porta tranquillamente, senza troppi problemi. Vediamo un po'. Barretta speciale. Ah, ce l'aveva! 72, vabbè, a chi se ne importa? Continuiamo. Eccolo qua. Drago alato. Il drago glaciale lo può fare meglio. Sarebbe da fare con Sean, O comunque sia un giocatore che ha tormenta glaciale. Anche se poi non ne sono sicuro, mi sembra che si può fare anche con un qualsiasi giocatore. Ma non mi ricordo, c'è una mossa che richiede tormenta glaciale. Mi pare che è l'assalto del lupo. Il lupo tonale. Mi sembra che sia la tecnica combinata di Sean e di Thor. Però mi sembra che Thor può eseguirla anche senza Sean. Basta un altro giocatore, mo. Non mi ricordo di preciso, anche perché giocando a mezzanotte passata col sonno, insomma, è un po' difficile riuscire a ricordarsi bene le cose. Ah, però attenzione. Non è perduta. Grande, intercetta il passaggio Austin. La punta avanti. No, non ho niente da fare. Volevo passarla a Kevin Dragonfly, ma nulla. Anche questo con ondata perforante. Dai, e basta. E finisce. E un'altra vittoria si va ad aggiungere a quelle che ho già collezionato. Niente male davvero. Nuovo livello per Jack e nuovo livello per Rosso. Flare, Garth Flare ancora un po' basso. Jack, pensavo peggio Jack, invece a 65. Eccola qua, la Chaos rediviva. Abbiamo, li troverai da qualche parte sull'isola del Condor in un luogo celestiale. E l'unico indizio è isola del Condor, quindi io vorrei andare a cercare queste altre due. Ad ogni modo, per oggi questo video termina qui. Goggia, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Domani, ovviamente, in Azuma Eleven Go Chronostones. Vi ricordo inoltre i link in descrizione per seguirmi su Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.